Invitalia 2022 continua. Nel corso della fiera si incontrano tanti amici a cui poi cerchi di dedicare anche un pizzico di attenzione, soprattutto quando ci sono delle cose utili da far sapere agli addetti ai lavori e soprattutto dopo 4 anni di mancanza di contatti, come nel caso di Venditalia 2022 che si svolge dopo 4 anni. Siamo con Mattia Mirenda, il business developer della Sabicom, che ha una sezione aziendale dedicata a delle soluzioni per il vending. Mattia, intanto buongiorno. Buongiorno a lei. Che cosa realizza Sabicom per la distribuzione automatica? Sabicom per la distribuzione automatica ha realizzato una scheda hardware che parte da un concetto di retrofitting e di economia sostenibile. Quindi questa scheda hardware è fatta apposta per tutte quelle macchine vecchie che non possono essere aggiornate o connesse a internet, dove utilizzando questo apposito hardware ed inserendolo all'interno di queste macchine agiamo il retrofitting e connettiamo la macchina a internet. Questo per avere anche un occhio all'ambiente, soprattutto nell'ottica di non dover buttare via tutto un parco macchine già installato, ma che per dei limiti fisici dell'hardware non può essere connesso a internet. La nostra scheda, una volta inserita nel distributore, permette di collegarlo a internet, questo sia per la normativa naturalmente dei corrispettivi, ma sia anche per controllare in real time tutto quello che è la vostra vending machine, che sia una lavanderia automatica, che sia un autolavaggio self, che sia una vending delle merendine, che sia una vending del caffè. Noi la colleghiamo a internet e abilitiamo una serie di servizi che possono essere servizi dei performance commerciali, quindi creiamo grafici in real time degli incassi, o servizi come possono essere quelle delle performance industriali, quindi ci colleghiamo a tutti eventuali a una serie di sensori che sono presenti sulla macchina, oppure ancora servizi di smart payment, quindi con apposite app implementati per utilizzare i pagamenti digitali. Apposite app prodotte da terzi, suppongo. Allora, le app sono tutte prodotte interamente da Sabicom, compresa anche la scheda hardware. Poi noi come Sabicom nasciamo sempre con l'ottica che ci piace far partnership, ci piace creare partnership, quindi qualunque società voglia integrarsi anche con i nostri sistemi, noi siamo apertissimi e anzi crediamo molto nelle partnership, perché è solo trovando partner di valore che si può portare un progetto ad aver successo. Io direi che è una di quelle soluzioni di cui tu, in modo veramente quasi perfetto, sei riuscito a dare i principi. Ora occorre approfondire. Qual è l'indirizzo di posta elettronica a cui è possibile scrivere per magari entrare in contatto con voi, approfondire, saperne di più su questo sistema? Allora, l'indirizzo di posta elettronica è marketing@sabicom.com, oppure anche il mio indirizzo di posta elettronica diretto, che è mattia.mirenda@sabicom.com. Poi la nostra innovazione non si ferma qui, perché a breve arriverà un'altra novità sempre a bordo di questa scheda, che sarà la blockchain, nello specifico sfruttando la tecnologia di Ethereum per garantire la massima sicurezza e inalterabilità dei dati prodotti dalle vostre vending. E noi ne parleremo sulla nostra rivista Vending News, il bimestrale della distribuzione automatica italiana. E allora, Mattia, grazie per il contributo, ti faccio continuare questo giro che stai facendo per mostrare l'interfaccia con la soluzione integrata di Sabicom a tutti i contatti, ti prego di salutare tutti loro. Grazie mille a tutti per l'attenzione e spero che sia un bellissimo Venditalia per tutti. È bello finalmente poter tornare a vederci in presenza e non solo attraverso un monitor.